tema delle ticket redemption è un tema che la nostra assemblea legislativa ha già affrontato fin dal 2016, quando noi proponemmo un testo unico per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. All'interno di quella norma, poi recepita in un progetto di legge, c'era il vietare ai minori l'utilizzo di macchinette ticket redemption. Le ticket redemption sono delle macchinette a gettone o a moneta che permettono ai bambini e ai ragazzini di giocare e ottenere in cambio, in caso di vincita, dei ticket con i quali appunto vanno a redimere, cioè a conquistare dei premi, a volte anche dei premi di un certo valore. Il pericolo di queste macchinette è che in moltissimi casi, direi quasi sempre, la modalità di gioco richiama quelle delle slot machine, cioè la modalità di vincita è legata alla casualità, alla ripetitività e in certi casi anche alla compulsività. Questa assemblea legislativa quindi decise di vietare l'utilizzo ai minori di 18 anni di quelle macchinette, poi ci fu una parziale marcia indietro perché nell'aprile del 2017 l'assemblea decise che, quindi con una modifica alla legge, che prima doveva esserci una sorta di tavolo concertativo e doveva essere emanata una direttiva regionale. Bene, a più di un anno di distanza non vediamo apparire all'orizzonte nessuna norma regionale. Io quindi chiedo all'assessore se ci dice a che punto è arrivato quel tavolo, se la Giunta ha cambiato intenti e quando mai uscirà questa direttiva. Grazie. Allo Stato è quindi in fase di ultimazione l'istruttoria per giungere alla prevista direttiva, prevista appunto dalla norma regionale, con il massimo della condivisione possibile. Sarà prossimamente convocato l'osservatorio di cui sopra per la valutazione della proposta, quindi che andrà presumibilmente in aula, in giunta, nei prossimi mesi di settembre o di ottobre, quindi comunque nei prossimi, subito dopo l'estate. Io sono parzialmente soddisfatto perché da una parte l'assessore mi conferma che a un certo punto questa direttiva uscirà probabilmente settembre-ottobre e il parziale soddisfatto è che si continua a rimandare e a prolungare. Cioè io capisco che in qualche modo bisogna ascoltare e concertare con tutti gli attori, però a un certo punto bisogna decidere. E visto che l'articolo 41 della Costituzione ci ricorda che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, eccetera, allora non è che possiamo, concertando, continuare a chiedere all'oste se il vino è buono, perché all'oste in questo caso io mi riferisco alle associazioni di categoria, ai gestori, ai produttori, perché abbiamo capito e sappiamo che quel vino fa male ai nostri figli, perché passa un messaggio con queste macchinette che adesso che sei piccolo gioca con queste e vedi che vince ed è divertente stare lì davanti a quelle lucine, quando sei grande c'è tutto quell'altro mondo che è ancora più divertente. Ecco, allora, visto che io vedo che quando si capisce che una cosa fa male, se uno vuole le decisioni le prende, e mi riferisco al decreto dignità in discussione in questi giorni, dove la pubblicità finalmente viene messa al bando per il gioco d'azzardo, bene, questa è una piccola cosa, ma anche questa sappiamo che è un problema e quindi la decisione va presa. Allora, la mia paura è che questo continuo ascoltare e rimandare sia stato finalizzato, e la conferma ce l'ho perché a questo punto si parla di settembre-ottobre, a far passare un'altra estate tranquilla a questa giunta e anche a chi le macchinette, perché ovviamente d'estate ci sono alcune zone in cui questo tipo di attività è più pressante. Però il tempo c'era e l'avete avuto. Per questo quindi la mia insoddisfazione. Grazie Presidente.